Ciao, la lezione precedente siamo riusciti a ricavare le coordinate cartesiane partendo dalle coordinate polari, come da lavagna in alto a sinistra. In questa lezione ricaviamo le coordinate polari partendo dalle cartesiane. La distanza D la ricaviamo con il teorema di Pitagora, utilizzando entrambe le coordinate cartesiane, come da lavagna in alto a destra. L'angolo al polo P lo ricaviamo quindi facendo il rapporto tra la coordinata cartesiana X e la distanza polare D appena ricavata, e il risultato lo trasformiamo nell'inverso del seno o arcoseno. A questo punto abbiamo due belle coppie di formule che ci permettono di trasformare a piacere coordinate polari in cartesiane e viceversa. A risentirci per un'altra pillola di programmazione. Ciao.